a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi sono particolarmente felice di presentarvi un importante evento che è Medioevo fra noi, Medioevo partecipato, i Ferri del Mestiere, che si terrà a Urbino a Palazzo Saffi in via Saffi 2 e sarà la decima edizione da lunedì 8 a mercoledì 10 luglio 2024. E a parlarci di questo importante evento, uno dei suoi ideatori, il professor Tommaso di Carpegna Falconieri, professore di storia medievale all'Università di Urbino, che è parte anche del comitato organizzatore di questa iniziativa e al quale, come mia abitudine, io lascio subito la parola perché ci parli di questa decima edizione. Prego, Tommaso, a te. Buongiorno caro Maurizio, buongiorno a tutti, grazie per questo invito, è un'occasione fortunata sempre quella di poter parlare a Italia Medievale dei nostri argomenti medievistici che ci stanno tanto a cuore. Questo è un convegno che si fa ogni anno, il Medioevo fra noi. Quest'anno raggiunge effettivamente la decima edizione, undicesimo anno perché un anno, come molti sanno e come molti ricordano, è saltato per colpa del Covid, ma insomma sono 11 anni che facciamo queste cose, abbiamo raggiunto la decima edizione. Saluto a nome mio personale, ma anche a nome di tutto il comitato scientifico, che è un comitato scientifico di livello, anche perché rappresenta veramente una serie di istituti scientifici italiani molto importanti, tra cui tanti dipartimenti di eccellenza, perché c'è Roberta Capelli dell'Università di Trento, io, appunto, che rappresento l'Università di Urbino, Geraldine Leardi, che è della Galleria Borghese, Umberto Longo della Sapienza, Università di Roma e anche direttore dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Salvatore Ritrovato, anche lui dell'Università di Urbino, e Francesca Roversi Monaco dell'Università di Bologna. Ora, l'argomento che noi abbiamo scelto quest'anno per il nostro convegno l'abbiamo chiamato I Ferri del Mestiere. Ferri del mestiere significa veramente gli oggetti, la fisicità, la matericità, diciamo così, del Medioevo. E abbiamo fatto nostro un motto che troviamo in un importante libro di tantissimi anni fa di Giulio Carlo Argan sul revival. Giulio Carlo Argan scriveva, ormai negli anni 70, il passato che nella storia è pensato, nel revival è agito. Allora, la nostra riflessione è effettivamente sulla azione che noi compiamo nei confronti del Medioevo e per questa ragione l'abbiamo chiamato Medioevo partecipato. Cosa vogliamo fare? Sostanzialmente noi questa volta vogliamo ragionare sui modi, in cui quest'epoca, che in fondo sta a limitare fra la storia e il mito, viene rievocata, rappresentata, ricostruita in modo concreto nel presente, in modo veramente fisico, attraverso la letteratura, attraverso la sceneggiatura, la graphic novel, le arti decorative, le arti performative, l'oreficeria, le armi, la riproduzione delle armi, la riproduzione dei costumi. Dunque è veramente un medioevo partecipato, in cui gli attori protagonisti svelano appunto i ferri del mestiere, no? Che è il titolo che abbiamo dato al convegno. In che modo però? Entrando in dialogo con gli studiosi del medievalismo contemporaneo. Quindi, per farla molto breve, abbiamo nello stesso luogo i rievocatori, chiamiamoli così per semplificare estremamente il concetto, i rievocatori che parlano con gli studiosi che si occupano del medievalismo. E siamo convinti che da questa combinazione possano uscire delle riflessioni anche di metodo estremamente interessante. Concludo questa prima parte dicendo che l'interesse particolare degli incontri del Medioevo fra noi sta proprio nel fatto che questa iniziativa è l'unica in Italia a occuparsi esplicitamente e specificatamente di medievalismo, cioè di rappresentazione del Medioevo nel mondo contemporaneo. È una caratteristica che la rende effettivamente unica in Italia e aggiungerei ce ne sono anche relativamente pochi nel resto del mondo.
Sì, io mi ricordo quando si affacciava alla ribalta il medievalismo, che Proprio così. Il è medievalismo uno. è una parola che ancora una decina di anni fa aveva un uso limitatissimo ed era sempre piuttosto difficile anche da spiegare, mentre adesso è ormai la parola che meglio risponde a, diciamo, questo concetto ampio, che per esempio una volta veniva chiamato anche neo-medioevo, questo era un modo di dire di Umberto Eco, per esempio. Ti dico, Maurizio, a tal punto ha preso forza questa parola, che in fondo è coniata sul classicismo, non è che ci siamo inventati chissà che cosa, ma ha preso forza a tal punto che adesso è entrata ufficialmente nella declaratoria della disciplina scientifica accademica che si chiama storia medievale. Quindi, all'interno del comparto storia medievale, il medievalismo, come rappresentazione del Medioevo, trova una sua definizione esatta. In un certo senso possiamo dire che dall'essere stata per tanto tempo una disciplina eretica, adesso sta diventando una disciplina canonica. Se poi questo sia motivo di doglianza o di rallegramento, questo lo vedremo prossimamente. E sempre continuando su questo discorso, la forza del medievalismo in questo momento. Aggiungo anche questo, entrando un po' più profondamente nel tema, e cioè che questo convegno, Urbino 8-10 luglio, è uno dei convegni che vengono organizzati all'interno di quello che si chiama PRIN, Progetto di Rilevante Interesse Nazionale. Noi abbiamo vinto un PRIN, Università di Urbino, Roma, che ha come capo, che è il capofila, e Bologna. Abbiamo vinto un PRIN esattamente sul medievalismo, si chiama Framing Medievalisms, sul medievalismo italiano dal 1980 al 2022. 1980 come data così simbolica perché è la pubblicazione del nome della rosa di Umberto Eco. E dunque noi in questo PRIN, progetto scientifico di rilevante interesse nazionale, indaghiamo tutti i modi attraverso i quali l'Italia e in Italia si è costruito un immaginario medievalista negli ultimi 40 anni. Dunque questo convegno entra perfettamente all'interno di questo contesto, anzi è uno dei suoi esiti, è uno dei suoi risultati più importanti. E quindi è un convegno che bisogna assolutamente seguire. Fra l'altro, chi non avesse la possibilità di andare ad Urbino lo può seguire in streaming, perché sarà trasmesso sul sito dell'Università di Urbino, no? Quindi Viene un'occasione. trasmesso in streaming, in diretta sul sito dell'Università di Urbino, poi i materiali vengono riprodotti su YouTube, sul canale dell'Università di Urbino, integralmente. Sono 4 sessioni, dal lunedì pomeriggio 8 luglio fino al mercoledì mattina del 10 luglio. Tutte le sessioni vengono riprodotte poi una per una singolarmente su YouTube e si possono ritrovare. Le sessioni hanno, ciascuna di esse, diciamo, ha un suo significato. La prima, ovviamente, è quella dei grandi saluti introduttivi, dei rettore, direttore di dipartimento, sindaco di Gradara, perché ricordiamo che tradizionalmente questo convegno si tiene anche a Gradara, in quanto Gradara è una rappresentazione iconica del medievalismo, questa bellissima rocca che ha una base, ha un nucleo medievale, ma che poi è stata ricostruita in grandissima parte al principio del Novecento, compreso il sogno di Paolo e Francesca, che è un sogno che si è innestato in questa rocca antica, ma che è un sogno del principio del Novecento, collegato molto più a Gabriele D'Annunzio che non alla realtà storica di Paolo e Francesca, appunto, la storia della Francesca da Rimini. Dunque, i temi che si dibattono all'interno delle 4 sessioni, il primo sarà una spiegazione di tutto quello che in un anno di lavoro e di ricerca noi abbiamo fatto nelle varie unità di ricerca del PRIN. Poi invece il 9 luglio mattina ci occuperemo del concetto di narrare il Medioevo.
Allora abbiamo invitato diversi autori estremamente interessanti. Non faccio i nomi perché tanto si vanno a vedere sul sito, si vanno a vedere sui vari canali social e poi non vorrei dimenticare qualcuno e non sarebbe gentile. Ma sono importanti autori che esprimono la loro esperienza di scrittura, di composizione, di creazione in contatto, no? In fusione con gli studiosi. Appunto, ribadisco, questo è il format che abbiamo pensato. Dopodiché il pomeriggio parliamo della musica, della pittura e dei luoghi di rievocazione, i grandi luoghi importantissimi nei quali si costruisce una sorta di living history, se vogliamo, no? Una rievocazione storica in Italia. Sapete, ce ne sono molti e quelli di argomento, di tema medievistico o medievalistico sono i più famosi e più importanti. E poi la mattina del 10 luglio, abiti, parole, ferro e oro, ci occuperemo della fisicità degli oggetti, quindi soprattutto, direi soprattutto, i costumi e le armi che si usano e che vengono usate appunto dai rievocatori. Dunque sarà una bellissima occasione, penso, di confronto che può interessare molti, perché può interessare un pubblico vasto che è incuriosito dal Medioevo inventato. Interessa senz'altro gli studiosi perché appunto c'è questo tentativo di mettere in comunicazione più compartimenti e io credo che interessi anche proprio i rievocatori perché è un'occasione di riflessione, non soltanto di azione, ma anche di riflessione. Quindi credo che questo sia un suo valore aggiunto. Diciamo che non vi siete fatti mancare niente, è un'edizione davvero importante sia perché è la decima, sia per i contenuti che proponete. Ah, io penso che ci divertiremo anche, perché una delle cifre particolari poi di questo convegno è che è molto piacevole. Nel mese di luglio a Urbino, già con un sentore di vacanza che ancora non arriva, ma insomma speriamo di avercela prima o poi. Quindi sì, la piacevolezza dell'incontro, che poi abbiamo anche riassaporato con maggiore forza proprio dopo il Covid, è uno dei caratteri importanti di questo avvenimento. Dunque l'invito è di partecipare possibilmente venendo nella bella Urbino, oppure altrimenti attraverso i canali sociali, attraverso lo streaming dell'Università di Urbino. Bene, quindi a me non resta che ricordare il luogo e le date che sono appunto dall'8 al 10 luglio a Palazzo Saffi in via Saffi 2 a Urbino e il titolo di questa decima edizione di Medioevo partecipato, I ferri del mestiere, questa edizione di Medioevo fra noi, il Medioevo partecipato, I ferri del mestiere. Tutti a Urbino dall'8 al 10 luglio. Io ringrazio tantissimo Tommaso Di Carpegna Falconieri che ce ne ha parlato e a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube dove trovate tutte le nostre video presentazioni. Grazie ancora, Tommaso. Grazie, grazie Maurizio, arrivederci a te e a tutti quanti. Arrivederci. Mama.